ben ritrovati a TG Canavese in due minuti, notizie di oggi mercoledì 23 dicembre. Canavese ha rinunciato all'incarico di direttore generale in Lombardia per restare alla guida dell'ASL Eto 4. Lorenzo Ardissone ha comunicato formalmente ieri la rinuncia all'incarico. In questi giorni, afferma, ho ricevuto vicinanza da parte di tutti gli attori del sistema, dalla regione agli amministratori comunali e agli operatori dell'azienda. Questo è ciò che conta. A certi sorrisi non si può resistere. In questi primi 7 mesi di mandato ho impostato un importante lavoro di riorganizzazione dell'azienda che ora intendo realizzare con passione ed entusiasmo. Cuceglio. Dono di Natale per la scuola elementare di Cuceglio. L'Avis di Allier ieri pomeriggio si è recata alla scuola per consegnare un defibrillatore. L'iniziativa era partita lo scorso febbraio con la donazione di un defibrillatore alle scuole primarie e medie di Allier. Alcune maestre della scuola, prima di riceverlo, avevano già provveduto a frequentare il corso di formazione. Castellamonte. Con un'intensa 2 giorni, la Filarmonica di Castellamonte ha dato la possibilità a 340 bambini delle scuole elementari del capoluogo e di Sant'Antonio di esibirsi suddivisi in 6 gruppi. Con questo saggio e con la realizzazione dei presepi, la Filarmonica vuole augurare a tutti buone feste, ma le sorprese non sono finite, perché sempre il maestro Bruno Lampa, la sera del 24 dicembre alle 23, dirigerà in chiesa tutti i bambini che parteciperanno alla messa di mezzanotte a Natale. Arriva la Canavese. Si è concluso ieri l'evento dedicato ai bambini intitolato Laboratorio Creativo Creiamo Insieme il Nostro Presepe presso l'Urban Center. Ad organizzarlo Michele Mazzamati e Vincenzo Provenzano con la collaborazione della Croce Rossa di Riverola Canavese. Dall'11 al 22 dicembre i bambini si sono cimentati non soltanto nell'allestimento del grande presepe posizionato nell'atrio del centro commerciale con l'aiuto degli adulti, ma anche nel realizzare loro stessi le statuine e le casette. Resterà in mostra fino al 10 gennaio. Busano. Aperto fino al 6 gennaio, il presepe realizzato da Livio Perardi, situato in via Igonetti e Busano. Le casette sono state fatte interamente a mano nel corso degli ultimi 20 anni. Nel presepe illuminato e con acqua corrente si può vedere anche una riproduzione della chiesa e del ricetto di Busano. È tutto per questa edizione, buon proseguimento di giornata.